alle compagne. Vado a cancellarlo, ci sono varie ragioni per riaffermare la parola termine compagni e compagni. Allora, il parola di fatto. Io ho sentito un tempo fa che qualcuno, come dire, dai banchi del governo, dai banchi del Parlamento, alzava la voce, dando poi corda alla stampa, dicendo: ma come si permettono questi cittadini, questi quasi, come dire, definendoli dei cafoni. È un evento storico che questo paese ha rimosso. La rivolta del pane fu un atto della cittadinanza di Torino, non solo, delle operaie, delle donne, che manifestavano contro la guerra. Io temo che questo paese, ripeto, continui a cercare una rimozione storica, facendoci passare come quelli che per, come dire, non solo timidezza, ma anche per cialtroneria, non prendono le armi per rivendicare l'autodeterminazione dei popoli. Mi ha fatto piacere sentire la compagna Laura Marchetti usare dei termini stupendi, meravigliosi, dal punto di vista della descrizione dell'eroe. Ci sono eroi eroi. I nostri sono, come dire, gli eroi che sono stati in carcere, come Nelson Mandela, perché qualcuno forse ha dimenticato la non violenza. Gli eroi sono quelli come Öcalan che stanno in carcere in Turchia. Gli eroi sono quelli come Barghouti che è nelle carceri in Israele. Gli eroi sono non violenti, sono pacifisti. Un paese reale, come dire, ha iniziato una campagna per parlare agli ultimi, perché gli eroi sanno parlare agli ultimi. La nostra campagna è fatta. Il numero degli euro che chiediamo per una legge sul salario minimo. 1.000 è il reddito minimo che ogni persona dovrebbe avere garantita. Non si può lavorare ed essere poveri. È inaccettabile, è intollerabile. Qualsiasi tipo di soggetto politico che vogliamo costruire deve riaffermare un pensiero alto che ci possiamo ricordare nel tempo. Io voglio citare una grande persona dimenticata del socialismo italiano, Pietro Nenni. Il socialismo è stare dalla parte degli ultimi, è portare avanti chi è rimasto indietro. Una delle parole più belle, più straordinarie, significato più profondo, portare avanti chi è rimasto indietro. È inaccettabile che ci sia una generazione, quella anche più giovane della mia, che stia andando a lavorare per 2, 3 euro l'ora. Quello non è lavoro, quella è schiavitù. E dobbiamo riaffermare queste parole. Non ci può essere pace senza lavoro. Questo è quello che dovrebbe essere la nostra ambizione collettiva, un movimento per la pace e per il lavoro. Non c'è futuro senza il lavoro, un lavoro dignitoso per le nuove generazioni. Lo dico da chi ha fatto parte della generazione di Genova del 2001. Da quel momento lì per noi è iniziata una torsione autoritaria in questo paese senza fine. Vorremmo vedere la fine di questa diventata. Abbiamo un conto in sospeso che forse chiediamo di rimettere a posto rispetto a quello che avevamo nei nostri sogni, rispetto a quello che contestavamo a Genova. Appunto, Laura dice i confini, il nazionalismo. Quella generazione, Laura, era andata a Genova per manifestare contro i confini, contro le politiche nazionaliste. Noi guardavamo già
a quella che era un ordine terzo mondista al Sud America, e di fatti lì abbiamo avuto i grandi esempi. Con orgoglio io rivendico 10 anni fa di essere stato in piazza per le manifestazioni studentesche, le ultime più grandi. Manifestavamo contro Mario Draghi, presidente della BCE, e contro quella lettera infame che è stata applicata ai venuti per chiudere con Mario Draghi. Vi dirò una cosa in più: sono grato a quella manifestazione, a quelle persone che dall'altra parte del mondo manifestavano insieme a noi in Cile, perché uno di quelli è diventato presidente del Cile, Gabriel Boric. Noi vogliamo rivendicarla quella storia e vogliamo rimetterla oggi a servizio di un nuovo soggetto politico, plurale. Come diceva Beatrice, che mi ha preseguito, un soggetto che raccoglie le meglio tradizioni socialiste, comuniste, ambientaliste, femministe, ecologiste, le migliori tradizioni di questo campo. Grazie. Grazie.